Insomma, frequentavo sempre l'Avese, che era buo, ma da piccolo mi è sempre piaciuto andare all'Avese. E vedeva sempre un uomo là che era diverso dagli altri uomini, perché era là a cucciare e si stava rumando i sassi, faceva montagnette dei sassi, e ogni giorno lo guardavo, a un certo punto volà che dico: ma ti, cosa fai tu qua? Perché ti non ti sei un pescatore, non ti sei un contadino, che ci sei tu? Il 1° maggio del 1963, un mio amico mi ha chiesto: vieni con me, dai, andiamo a fare un giretto. E abbiamo cominciato a raccogliere delle selci. Lui si preoccupava di raccogliere selci e che cercava punte di freccia, no? E io sono andato e ho cominciato a guardarmi attorno, però mi ha appassionato tantissimo prendere in mano la selce, no? Capire che era stato lo strumento iniziale dell'uomo, così. E ho iniziato a raccogliere e a studiarlo. All'inizio con difficoltà, non capivo le forme, vedevo che si ripetevano, poi ho cominciato a interpretarle e la prima forma che ho letto è stata la testa della pecora. Subito dopo la testa del pesce, qualche rara forma di testa umana. Ma però era molto molto raro trovare. Invece trovavo tutte queste forme enormi, la grande madre, per esempio, che non era come me l'aspettavo. Stavo rimparando una lingua, è un poema prima delle scritture, quindi che ci ha portato probabilmente alla scrittura. L'idolo, no? L'idolo, si pensava gli idolatri, perché adoravano una pietra, ma non adoravano la pietra. L'idolo, idol in greco vuol dire spirito, vuol dire fantasma. La pietra richiamava, come tutto questo gioco immenso, quello che spaventa è che non siamo più capaci di leggerlo. Ha quasi paura. Qui c'è stata della gente che è entrata, via via, vado via, vado via. Cioè come se ci fosse paura di questo ingombro, di questo ricordo, eccetera. Basta guardarsi attorno, c'era la vicinanza con il mistero della vita, con il mistero della forma, il mistero degli animali, dell'uomo che capisce, che cerca di capire quello che non capisce, che non capirà mai. E io penso proprio che il primo che si è messo a pensare sia come me. Non si è camminato niente. E vedeva sempre un uomo là che era diverso dagli altri uomini, perché era là a cucciare e si stava rumando i sassi, faceva montagnette dei sassi, e ogni giorno lo guardavo, a un certo punto volà che dico: ma ti, cosa fai tu qua? Perché ti non ti sei un pescatore, non ti sei un contadino, che ci sei tu? Sei tu che sciolto, che hai da essere dentro per vedere tutta sta roba qua.